Ciao a tutti, benvenuti su Mages of Lotus. In questo video parliamo di G-Trog Monster, o The Perfect G-Trog Monster, per il formato Centurion. Allora, vi ricordiamo di iscrivervi al gruppo Facebook di Centurion. Ce ne sono due, solo uno attivo però, che è molto bello e gestito veramente veramente bene. Partiamo subito, allora. Sì, allora, il mazzo si basa su The G-Trog Monster, come abbiamo detto. Questa rana perfect. Cosa fa? The Hypnotoad. Allora, Futurama. Vabbè, a parte che sono tutti della nostra età, quindi la capiscono. Sì. Quelli per i più giovani, mi spiace. Allora, costo 5, abbiamo un 6-6 con Detach, che beh, Detach 6-6 è un po' inutile perché tanto sì. Trada già con tutto. C'era una parte vuota, dovevamo mettere un'abilità. Abbiamo scelto la più inutile. Esatto. Allora, all'inizio del nostro mantenimento sacrifichiamo il G-Trog, a meno che non sacrifichiamo una terra. E voi dite che schifo. Però la cosa bella sono gli altri due pezzi. Possiamo giocare una landa addizionale, così ci rifacciamo della terra persa. E ogni volta uno o più terre vanno al cimitero da qualsiasi zona, cosa molto importante, noi peschiamo una carta. L'unica sfiga è che se ne mettiamo due assieme non è due trigger di pesca, ma una, per farvi capire. Allora, G-Trog è una... praticamente si basa principalmente su una combo, che insieme G-Trog più una carta che fa scartare a volontà, come per esempio appena ne salta fuori uno, Noose Constrictor, che è scarta una carta, appunto. Sì, è un'abilità statica attivata, ovviamente. Attivata. Però che puoi fare all'infinito, perché non ha un costo di mana. Esatto. Devi avere carte. Devi avere un discard enabler. Sì. Più Duckmoor Salvage. Praticamente non stiamo a spiegarvi la combo perché è lunghissima, intricatissima, borderline slow play. Potete pescarvi il mazzo e poi a un certo punto fare mana infinito e vincere. Perché potete farlo? Perché avete carte nel mazzo come Kozilek che quando vanno nel cimitero vengono mescolate insieme a tutto il cimitero. Quindi potete macinarvi all'infinito e non succede nulla. Quindi il bug della combo è se non c'è Kozilek. Esatto. Se c'è Kozilek e la Duckmoor più un enabler e G-Trog, voi avete mana infinito e... pescate infinito, poi mana infinito, poi fate e quello che volete. E anche spell infinito perché rimescolando le carte nel cimitero nel mazzo avete comunque spell infinito. Esatto. Quindi brutality. Brutality infinite. Oh, perfetto. O quello che volete, potete fare Beast Within infinite, Assassin's Trove infinite. Però diciamo che la brutality, facendo perdere anche le vite, sì, esatto. È la cosa più solida. È la cosa per più solida. Allora, e questo è il piano A. Infatti vedete che il nostro mazzo è pieno di accelerini per poter fare il più velocemente possibile il G-Trog, perché noi lo vogliamo in campo subito, deve arrivare a turno 3, turno 4 massimo, e poi dopodiché iniziare subito a fare gli Ancestra o lo scombare direttamente. Mi piace questo tuo mindset. Grazie, chissà come l'ho tenuto. Il piano B invece è essere un mazzo Lens, simile a quello di Legacy, infatti possiamo fare un bel piano Lock, con le Lens, con per esempio Glacial Chasm, che ci impedisce di subire danni, o lockare l'avversario con value tramite Life from the Loam e carte belle come Raven's Crime, che quindi praticamente distruggiamo la mano dell'avversario, o distruggiamo la Bana Base con Wasteland e altre carte del genere, Dust Bowl, perché tanto noi possiamo giocare land addizionali sia tramite G-Trog sia tantissime altre carte nel mazzo, e possiamo giocare le terre dal cimitero grazie principalmente appunto al Ramona Pescavator e al Crogiolo dei mondi. Allora, questa lista si può montare in più modi. Sì. G-Trog. Allora, io e Isma abbiamo fatto tanto brainstorming, che vuol dire che ci siamo messi su un tavolo a parlare del mazzo. E alla fine siamo giunti a questa lista qua. Ovviamente tutto è migliorabile, quindi sì, si può ancora migliorare. Più che altro si può anche cambiare strategia, tra virgolette. La cosa che abbiamo notato che è molto importante è giocare tante terre. Ma sì, veramente tante, perché è molto importante. Quindi in questa lista siamo a 43-44. E ne vorrei anche di più. E ne vorremmo anche di più. Il problema è che non troviamo i posti. Esatto. Per esempio, c'è una carta che Splendid Reclamation, questa qua, che in realtà è una di quelle carte, delle ultime carte del mazzo. Sì. Che però in alcune situazioni è veramente, veramente forte. Perché in questa lista abbiamo aggiunto dei draganti. Sì. Quindi maciniamo di più. Esatto. E avere una carta così in mano ci permetterebbe di mettere X terre, esatto, dal cimitero. Ma le nostre terre fanno delle cose fighe, non sono solo terre che danno mana. Esattamente. Poi un'altra bella combo è che se avete G-Trog, lo scartante, vi manca la Duckmoor, col dragante potete andarla a trovare, perché voi scartate anche fate morire la terra in qualche modo, anche scartandola. G-Trog la vede, quindi trigger una pescata. In risposta alla pescata scartate il dragante e iniziate a dragare. Dragando quattro carte è probabile che trovate un'altra terra, quindi potete macinarvi il mazzo finché non trovate la Duckmoor e provate a scombare. Entrate in un mini loop che non è detto che sia infinito. Esatto. Ma può essere molto lungo. Esatto. E quindi... Però comunque se si ferma questo combo
del dragante che vuole cercare la Dakmor, vi siete fatti un grossissimo cimitero, quindi carte come Life from the Loam diventano fortissime perché potete trovarla, Raven's Crime perché potete trovarla, e in più avete belle combo di carte terra che vanno al cimitero, potete giocarle appunto grazie a questa o di nuovo l'Excavator. Quindi tornate nel piano, rientra nel piano Lens, che è l'ottimo piano B. Il piano C del mazzo è temeno con le creature, faccio tipo BG Rocket temeno, faccio value, se pesco tra turno secondo me vinco io, questa allora, è l'idea. Una parte importante anche di questo mazzo sono alla fine gli incantesimi, sì, che ne gioca 6, che però sono tutti forti. Tutti forti. Exploration, che ci permette landa in più, una landa in più, e fa svantaggio carte, però se abbiamo una mano per esempio con 3 terre, fortissima. Chi se fa svantaggio carte, lo recupero col Gitrog. Certo, e poi di quarto avremo già di secondo avremo già 4 terre, esatto. Quindi Miris Guile, che ci permette, è una biblioteca silvestre versione mini, non pesca però, è una K. Song of the Rise è l'unica removal praticamente che giochiamo, insieme ad Arcblast, si possono giocare anche un pelo più di removal, per carità, però non ci sento tutti liked, perché questa qua spegne il comandante o qualsiasi carta in generale. Sì, diciamo che abbiamo tenuto la removal migliore, sì, per il formato, perché nel formato Centurion è molto ma molto importante togliere il comandante, se esatto, possiamo, però possiamo anche perdere da Planeswalker, incantesimi o altre cose. Quindi avere una carta come questa che fa diventare una terra, un qualsiasi permanente, è fortissima. Questo è l'incantesimo più forte del mazzo, Squander Resources. Questo qua, sacrificando una terra, aggiungete un tipo di mana che quella terra possa produrre. Quanti ne vorresti di questi nel mazzo? Ne vorrei almeno 5. Almeno 5. Con Gitrog praticamente le vostre terre danno il doppio del mana, a prescindere danno il doppio del mana perché le sacrificate, e hanno pesca una carta. Quindi peschiamo delle carte che possiamo castare, che ci fanno fare altre terre, che ci fanno fare altro value, e possiamo magari, cioè, no, è già successo, ho castato Kozilek così con 4 terre. Certo, è veramente forte. Ricordiamo che se Gitrog rimane in campo un turno, il win percent di questo mazzo, quindi la percentuale di vittoria, si alza infinitamente. Quindi se vi fanno stappare con Gitrog, avete apparentemente vinto. Sì. Altre cose, qualche terra importante tipo la Dark tutte. Depths? Tutte. Allora, abbiamo tutte le terre importanti, Bloodzone, Dark, eccetera. Dark Depths è una carta che è un altro piano del mazzo. È un altro piano del mazzo, insieme a Life from the Loam è fortissimo, perché vuol dire che ti faccio un 20-20 a turno, è leggendario, attenzione, per carità, però l'altro cercherà magari una risposta al 20-20, te lo esilio, te lo bounce, eccetera, vabbè io te ne faccio un altro, e te ne faccio un altro ancora, te ne faccio un altro ancora, finirai la removal e io ti continuo, ti ammazzo di 20-20. Un'altra carta importante è il palcoscenico. Palcoscenico è la terra apparente più importante del mazzo. Tespia Stage. Qua. Eccolo qua. Perché ha tantissime sinergie col mazzo, ci aggiusta il mana in caso, perché comunque può diventare una qualsiasi terra. Ha la combo con, il Dark Depths, quindi facciamo i 20-20. E inoltre ha delle bellissime sinergie anche con l'Urza Saga, che è fortissima anche in questo mazzo. Ma infatti mi stavo chiedendo, ma come mai giochi Urza Saga che puoi prendere 3 artefatti a mazzo? Allora, l'unico artefatto che ci manca è il LED, che sarebbe da mettere, però vabbè. Se ce l'avete, giocatelo. Giocatelo. Possiamo prendere 3 artefatti, di cui uno abbastanza importante è il Zuran. Allora, perché se noi abbiamo il Thespian Stage, che è una bellissima, questa è una bella combo con la Urza Saga. Questa è un po' complicata, è bella spicy. Allora, voi copiate la Urza Saga, quindi diventerà una copia della saga. La fate arrivare alla seconda abilità, quindi quella di buttare giù i token. Poi, in risposta al terzo trigger, quindi quello di cercare un artefatto, quindi ve lo prendete pure. E di sacrificare. E di sacrificare. Però attenzione, si sacrifica quando finisce quell'effetto, quando risolve, non quando mettete il segnalino. Quindi cosa succede? In risposta potete trasformare il Thespian Stage in una anche foresta base. Cosa succede dopodiché? Essendo non più una saga, non viene sacrificata. Quindi vi tenete una foresta base che però ha ancora le altre due abilità. Perché le due abilità che dà la Urza Saga, quella di Gains, Colorless, che aggiungi mana colorless e artefatti, sono abilità che rimangono lì. Cioè le gains poi non le perde più. E quindi è fortissima. È fortissima. Noi avremo un Urza Saga con l'abilità che di mettere lo 0-0 costrutto infinita. Infinita, possiamo farlo ogni volta perché è una foresta con quell'abilità. E se fanno Blood Moon rimane comunque così. Perché è una foresta. È una foresta base, quindi non perde quell'abilità. Incredibile ragazzi, questa è veramente... Allora, un'altra aggiunta importante è la Urborg ma verde. Esatto, quindi non ce l'ha. No, fammi dire. È fortissima perché abbiamo molte terre che non danno mana come o danno mana in colore o non danno, esatto, quindi ci serve tantissimo, a meno sinergie della Urborg, perché la Urborg è fortissima anche con Lake of the Dead Reserved List Docet, perché Lake of the Dead dice sacrifica una, quando entra sacrifica una palude e tappa, sacrifica una palude dai 4 mana, importantissimo per ricastare il Gitrog, perché non potete contare che sopravviva sempre. Certo. Poi in realtà questa comunque da mana nero, esatto, non ha sfighe particolari, però questa è comunque importante perché comunque tutto verde non è male.
Allora, passiamo ai matchup del deck. Contro agro, come ci troviamo? Contro agro ci troviamo abbastanza bene, perché comunque non interagisce con la nostra combo. Abbiamo varie creature costo basso che possono fare da cianblocchini. E comunque, anche se non facciamo il Gitro, allora, se facciamo il Gitro già hanno difficoltà a toglierlo, perché comunque devono avere removal sec e le loro creature sono più piccole. Se invece non possiamo castare il Gitrog, abbiamo 1000 carte che sono costo basso, che fanno value e stanno lì a guardare le sue creature. Poi contro agro una carta che sposta tantissimo è Darkblast, in questo mazzo potete tirarla anche 3-4 volte per turno. Quindi molto molto forte. Contro midrange, come Contro ci troviamo? midrange sono i mazzi che vogliamo beccare, perché anche noi abbiamo un piano midrange fortissimo, che Diciamo che le terre anche spostano, perché spostano sono, non molto. sono facilmente targettabili per Esatto. midrange. Quindi noi facciamo tantissimo value, tantissimo pesco, e vabbè, non mi farei scombare, chi se ne frega, però io continuo a fare value, e io prima o dopo però ti minaccio la combo, attenzione, sempre lì in agguato. Se poi non te la faccio ti ammazzo di Titania, che è l'unica praticamente il piano B del mazzo, ti ammazzo O Dark Depths, di Dark che è Depths. ancora più facile, non essendo targettabile Esatto. facilmente, mettere un 20-20 indistruttibile usando delle terre, non delle Sì. spell, anche contro controllo è È fortissimo. fortissimo. O ti ammazzo di value Tireless Tracker o Tireless Provision, che è un'altra carta fortissima che ci hanno Fortissimo, una dato. bella aggiunta. Chi se ne frega, a me va bene. E contro combo? Contro i massi combo? Contro combo siamo messi un po' male, nel senso che se un combo veloce, noi siamo un combo comunque ha un enabler che costa 5, dobbiamo farlo. Se l'altro è più veloce, rischiamo che non riusciamo, non facciamo niente. Anche per questa versione, essendo non midrange, già non ha tutte queste interazioni. No, diciamo che è stata una scelta per il formato predilige in realtà questa lista Sì, qua, mentre invece probabilmente MTGO ci dà la possibilità di giocare ma quella MTGO in realtà è proprio full combo proprio, Ah, ancora ok, peggio di questa. perché accelera molto di più. Sì, perché giocando Mana Sorring eccetera, Crypt. Mana Creep fa proprio con costanza Gitrog a turno 2. Allora, il costo del mazzo Troppo. non c'è qua. Non c'è qua, no. Non c'è. Però è troppo, tra l'altro qua mancano anche delle carte No, della... c'è, aspetta, C'è? qua, 2000. Infatti, 2000. troppo. Beh, il mazzo è caro. Più che altro per il reparto terre. Sì, Perché il nel reparto parterre. terre. Ma noi abbiamo messo comunque il Bayou. Abbiamo messo il Lake of the Sì, Dead. e in realtà E ci manca manca il LED. il LED e mancano Ah, anche la città dei la traditori, città dei ragazzi. traditori, che è Se ce importantissima. l'avete, quella è Sì, fondamentale. Veramente. città dei traditori, poi manca anche la Warlord Stronghold, se la volete. Però quella, per esempio, noi abbiamo deciso di non giocarla. No, adesso penso di non giocarla. Probabilmente l'aggiungo perché comunque nel piano di far morire il Gitrog e anziché metterlo nella zona di comando, metterlo nel cimitero, mettermelo in cima in fine turno e giocarlo a 5 aiuta tanto. Sì, anche comunque la classica corsiera di Krufix, comunque creature value. Sì, Creature esatto. value che ci possono fare Sì, esatto. dar Dark confidence. Confidant, Eternal Witness che è il miglior target. L'Elvish Reclaimer, che è anche una carta veramente veramente Sì, forte. esatto. Allora, siamo giunti alla conclusione di questo video. Speriamo vi sia piaciuto. Salutiamo tutti gli amici di Centurion. Iscrivetevi al gruppo Facebook e seguiteci per altri aggiornamenti. Iscrivetevi anche Nostro canale. al nostro canale e lasciate un mi piace. Ciao!